Buon pomeriggio a tutti da Talk Writer. Oggi, come è giovedì, studiamo giapponese insieme. Quindi questa è la 35esima live, continuiamo con i verbi e facciamo la forma suppositiva del verbo, che è un po' lunghetta. Dopo la fine faremo un po' di scrittura kanji, come ogni volta. Allora, adesso vediamo qua se funziona tutto bene. Purtroppo non so com'è che sto PS, è un po' di tempo che mi si impalla un po'. Gli avvisi di Streamlabs non funzionano, non so perché, lo faccio partire e funziona, o dopo un po' non funziona più, quindi non so perché su Streamlabs non funziona. Comunque il chatbot dovrebbe funzionare, se vediamo, quello dovrebbe funzionare. Vediamo no, forse funziona. Sì, funziona. Allora, questi sono i comandi. Funziona un po' come i file, sempre così, vabbè. Questi sono i comandi, potete donation, poi vediamo. E i libri, lì c'è l'elenco dei libri, quindi potete andare a vedere. Basta scrivere il comando libro studio giapponese 1, 2, 3. Uno è la grammatica, questa che uso adesso per studiare qui, per fare le lezioni. E la grammatica trascrivibile, grammatica essenziale da guardare editore. Il 2 è il dizionario di italiano-giapponese della Zanichelli. E il 3 è il dizionario di kanji, sempre da guardare editore. Quindi trovate, basta scrivere il comando e trovate il link per acquistarlo, se volete acquistarlo su Amazon. Io non è pubblicità, io non ci guardo niente. Questo ve lo dico per informazione, appunto, per quello che i libri che uso per fare queste lezioni e i libri che uso per studiare il giapponese. Quindi, questi sono, ve lo dico appunto per informazione, io non ci guadagno. Poi, se volete sostenere il mio canale, potete acquistare il mio libro. Qui c'è il link, vedete, e il mio libro sempre su Amazon sono 5 euro. Oppure potete fare una donazione su coffee.com, qualche speech, insomma, quello che volete. Se pensate che quello che sto facendo sia utile e sia anche divertente, cercate, insomma, se vi piace quello che faccio, allora, e potete sostenere attraverso questi due canali, o acquistare il mio libro, puoi fare delle donazioni qui. Oppure, cosa più importante, potete diventare follower del canale, che non costa niente, e quindi è la cosa, insomma. Certo, se mi date un po' di soldi, però, anche facendo crescere il canale, beh, così dopo cresce, insomma, divento affiliato alla Twitch e posso fare più cose, quindi. Facciamo crescere il canale, basta che cliccate sul cuoricino qui su Twitch e sulla campanella sul canale YouTube. A proposito di social, questi sono i social, quindi canale YouTube dove pubblico le live, tutte le live che faccio qui su Twitch, il giorno dopo le pubblico su YouTube, quindi questa la troverete su YouTube, sulla playlist delle lezioni di lingua giapponese, e trovate tutte lì, quindi già le precedenti 34 le trovate tutte lì sul canale YouTube, la pagina Facebook dove metto sempre gli avvisi di quando faccio le live, quindi anche oggi ho messo, stamattina ho messo l'avviso che avevo fatto questa live, quindi tenete d'occhio la pagina Facebook, li trovate sempre se faccio o non faccio la lezione, magari succede qualcosa, magari tocca rimandare oppure ritardare, insomma, tenete d'occhio sempre lì. E poi la pagina Instagram dove metto varie foto, varie cose, insomma, che dare un'occhiata. L'ultima cosa, l'email. Otakubike@libro.it, se volete contattarmi in modo diretto potete farlo lì su eBay oppure tramite i social, quindi commentando i video su YouTube o mandando un messaggio anche sulla pagina Facebook, io quando posso, se posso, mi fate qualche domanda o qualcosa, qualche sapere qualcosa, insomma, io cercherò di rispondere. E poi naturalmente qui sulla chat, quindi io intanto butto un occhio sulla chat, quindi se volete farmi qualche domanda fatela. Una cosa. Se avete da fare una domanda, non scrivete ho una domanda perché ho H da problemi su Twitch. Scrivete sempre tra parentesi, scrivete la H tra parentesi, poi ho. Quindi fate così, adesso vi faccio la dimostrazione. Vediamo se funziona. Allora, dovrebbe essere così. No, no, ho scritto male. Okay, non c'è solito male. Oh. Allora, un attimo. Ecco, scrivete così, scrivete l'H tra parentesi, perché se mettete OH in attaccato o una domanda, insomma, dà problema a Twitch, perché è una parola straniera che sembra una parola, insomma, non sto a spiegarlo, insomma, a Twitch non sta bene, è così, non lo so, non posso fare niente, quindi scrivete così, se dovete fare una domanda, scrivete così, oppure dite voglio farti una domanda, insomma, oppure semplicemente domanda, due punti, fate la domanda, senza scrivere ho una domanda, HO. Allora, vedo questo, che altro? Ho link messi. Ah, vabbè, link che cosa c'è, a posto.
Vabbè, iniziamo. Come ho detto, gli avvisi come funzionano, quindi se diventate follower durante la dieta, mettetelo, dice, sono diventato follower perché non lo vedo. Lo vedo dopo, però, per salutarmi, insomma, dieta, per ringraziarmi, insomma, mettetelo sotto in chat, mettete, mi sono followato, insomma, mettete una scritta, guardate qualcosa, perché non lo vedo, proprio, non funziona, sto strilla, perché non so che cavolo c'avo, non funziona. Lo parto, lo faccio partire e funziona all'inizio, poi si blocca, insomma. Non so che cosa c'è. Cioè, prima funzionava, adesso è un po' di tempo che fa così. Almeno il bot funziona, quindi, vabbè. Allora, intanto, quando le chance, iniziamo. Allora, adesso qua apro un attimo il programma scrittura, vediamo se funziona, se lo prende. Allora, programma scrittura. Ecco qua, l'ho preso. Qui ho tolto qui sul lato destro ho tolto lo sfondo della chat perché sennò dava fastidio, non si vede bene. Comunque, quindi funziona per vedere bene, insomma, se non dava fastidio. Allora, forma suppositiva abbiamo già preso. Già preso, scritto bene. Quindi, come detto, uso la grammatica essenziale da valore che è un tascabile, quindi piccoli vicino. Io ho pagato, qui ho scritto in lire, quando ho comprato ho scritto in lire. 20.000 lire, 10 euro. Quando c'era quel periodo che c'era, dici tu, sia in lire che in euro, no? Quindi poco prima che entrasse in vigore l'euro, subito dopo che è entrato in vigore l'euro, lì c'era doppio prezzo. Adesso mi sembra che costi sempre uguale, sempre su 10 euro, adesso non mi ricordo. Lo trovate lì sul link, qua se fate il link, il comando, fate il comando, lo trovate. Comunque trovate il link anche in descrizione sul canale, su YouTube, in vari siti, i vari video che faccio, appunto, le pubblico di queste lezioni trovate sempre in descrizione i libri, quindi trovate i link lì se volete acquistare. Per studiare, io uso questi, quindi potete acquistare anche voi se volete. Allora, iniziamo. Allora, forma suppositiva. La supposizione è sempre fatta da chi parla e può riferirsi anche ad un fatto passato. Si danno vari casi. Infatti, ci sono vari casi. Adesso scriviamo questo. Vabbè, lo spazio sono tutto attaccato. Guarda. Supposizione è sempre fatta da chi parla. Fatta da chi parla. E può riferirsi anche ad un fatto passato. Sì, ad un fatto. Scusate, ma come ho detto l'altra volta c'è la tastiera piccola e intanto mi sbuce le dita e vado su due tastiere contemporaneamente. Ad un fatto perché uso un portatile, quindi un fatto passato. Passato. Speriamo che Streamlabs tenga, che Streamlabs, sì, OBS tenga e non cada come l'altra volta, che quante, 2 settimane fa mi si è interrotta la live, ho dovuto farla in 2 pezzi. Dopo YouTube l'ho unificato il video. Allora si danno vari casi. Adesso vediamo in particolare uno per uno. Si danno vari casi. Ora vediamo per caso. Allora, supposizione con qualche infondamento. Ah, mettiamo il titolo qua. Aspetta, mettiamo semplicemente cassetto senza accento. Allora, supposizione con qualche fondamento, qualche fondamento. Ora vediamo come si fa. Vediamo cosa dice. Allora, si può esprimere in 2 modi. Esprimere in 2 modi. Non ho scritto mai. In 2 modi. Allora, vediamo il primo modo. Uno. Allora, prima possibilità. Abbiamo messo uno, per tanto. Allora, prima possibilità. Possibilità.
Ah, questa prima possibilità. Allora, ci sono vari casi. Allora, per i verbi, vediamo, li mettiamo A. Mettiamo A. A, anzi, così. A. Allora, per i verbi, allora, B3, che sarebbe la base B3, come abbiamo visto nella precedente lezione, quanto fa andare a rivedere, che abbiamo visto, sulle prime lezioni che ho fatto sui verbi, ci sono le basi. Le basi dei verbi sono molto importanti appunto per formare le varie frasi, i vari tipi di verbi, sono le varie sfumature di verbi, le varie forme di verbi, si usano basi diverse. E lì c'è lo schemetto, c'è la tabellina con le varie basi. In questo caso si usa B3, la base B3, più Rashi. Ho scritto Rashi, scriviamo in hiragana, Rashi, Rashi, Rashi. Adesso vediamo l'esempio. Allora, intanto qua evidenziamo le varie parti, così si vede meglio. Io cerco di fare il più possibile come il libro, così si capisce meglio, anche magari se acquistate il libro così trovate simile. Anche per far vedere meglio, quindi per capire meglio come evidenziare meglio le varie parti, quindi lasci. Allora, andiamo più giù, siamo qua, tutto appiccicato. Allora, i verbi. Vediamo l'esempio. Amega fu rashi, sembra che piova, letteralmente che cada la pioggia. Come l'altra volta, fu è proprio il verbo che si usa per la pioggia, per la neve si usa, quindi amega fu vuol dire cade la pioggia, letteralmente. Invece Yuki Gafuru e cade la neve, quindi nevica. Si usa proprio questo verbo furu. Allora, adesso scriviamo la frase in giapponese. Allora, Amega furu rashi. Furu, appunto, è la base B3. Allora, Ame. Ga. Ecco qua, Ame. Questo è il gancio per la pioggia. Gafuru. Furu rashi. Rashi. Furashi. Sì, ok, Furashi. Punto. Vado sempre al computer perché non sempre il computer, la tastiera giapponese fa i verbi precisi, i kanji precisi, insomma, che vanno messi secondo il libro. Allora, adesso stiamo in Romaji, quindi ho detto sempre Romaji è la trasposizione in caratteri latini della lingua giapponese. Amega furu rashi. Quindi sembra che piova. Sembra che piova. La parentesi, letteralmente che cada la pioggia. Cada, qua ci scrivo, che cada la pioggia. Qui perché devo stare attento perché non c'è il correttore automatico, l'ho staccato il correttore automatico perché altrimenti mi dà errore o di parola giapponese mi dà errore. Io a questo punto avrei tutta la sottolineatura sotto. Allora, furashi, quindi questo qua è la base B3 di urashi, quindi sembra che piova. Sembra che cada la pioggia. Che cada la pioggia. Ok. Poi, per gli aggettivi, quindi mettiamo B, quindi è sempre A, la prima possibilità però B, per gli aggettivi. Gli aggettivi. Gli aggettivi I. Abbiamo visto anche questo, la lezione sugli aggettivi. Abbiamo visto, ci sono due tipi di aggettivi, aggettivi di e aggettivi na. Quindi recuperate la live che ho fatto. Forma di dizionario più rashi, sempre forma di dizionario più rashi, cioè forma di dizionario dell'aggettivo. Quindi, forma del dizionario, più, dato che abbasso un po'
il ritorno di cuffia che mi dà un po' fastidio. C'ho la cuffia qua per sentire appunto se si sente la diretta, quindi mi dà un po' fastidio. La forma di dizionario, più rasci, sempre più rasci. Adesso qua non lo scrivo più in Yagana, che tanto sempre quello rasci, quindi uguale a qua su, sempre qua su, rasci. Quindi evidenziamo qua, aggettivi, quindi, dopo ci sono gli aggettivi na, quindi che sono diversi. Quindi forma, il dizionario, cioè come si trova l'aggettivo sul dizionario, siccome lo trovate lì, si mette quello lì. Ah, qua non ho messo il trattino. No, vabbè. Allora, vediamo la frase. Sotto qua, Samu Rashi, sembra che fuori faccia freddo. Sotto e fuori, qua, mi sembra fuori. Samu vuol dire freddo, quindi. Samu Rashi, quindi sembra che faccia freddo. Allora, si chiama la frase. Allora, sotto. Andiamo sotto. Si questo qua, sotto qua. Sotto qua, Samui, Samui, Rashi, vediamo se lo dà, eccolo qua, Samui Rashi, ok, punto, capo. Allora, quindi, sotto, qua, Samui, Rashi, Rashi, con doppia I, quindi sembra che fuori faccia freddo, sembra che fuori. Faccia freddo. Faccia freddo. Ok, adesso evidenziamo le varie parti. Tanto da capo. Allora. Samui Hashi, appunto, l'aggettivo. Quindi sul dizionario trovate proprio così. Samui, l'aggettivo. Samui. Che vuol dire freddo. E Hashi, in realtà, sembra faccia freddo. Quindi sembra che faccia freddo. Andiamo giù. Allora, c'è per gli aggettivi na, quindi mettiamo C. Allora, per gli aggettivi in na, anzi, semplicemente na, senza in na, no. Aggettivi na, insomma, come detto prima, due tipi di aggettivi, aggettivi di aggettivi na. Sostantivo più asci, sostantivo, che si è malato, sì, perché di solito gli aggettivi na sono i sostantivi con il na diventa, perché gli aggettivi na sono, si può dire, dei falsi aggettivi, che sono, di solito sono dei sostantivi che con l'aggiunta di na diventano aggettivi. Quindi in questo caso basta usare il sostantivo più asci. Quindi sostantivo più asci. Asci. Quindi diamo l'esempio. Allora, Kaiwa Byoki Rashi, sembra che sia malato. Byoki vuol dire malato. Byoki na, appunto malato, sarebbe byo. Quindi c'è solo il sostantivo byoki, cioè malato. Quindi scriviamo kare, che significa lui. Kare wa, quindi sottinteso lui, sarebbe. Kare wa, byoki. Byoki, ancora qua. Byoki, rashi. Rashi. Allora, quindi scriviamo così. Kaiwa Byoki. Ora ho allungata, vediamo se cerchiamo allungata qua. Carte speciali. Voi qua non lo vedete quando io apro appunto il. Ok. Qua su, no? Faccio inserisci carattere speciale e quindi si apre. La
la tabella con invece i caratteri speciali. Yoki, Rashi, Rashi. Non piace che sempre che sia malato, che sia malato. Quindi qua evidenziamo le parti iniziali, allora, gli occhi asci. Qua, gli occhi asci. Sembra che sia malato. Punto, tutta la frase qui. Perché sottinteso cari qua non c'è qui, sarebbe, tra parentesi sarebbe lui, sembra che sia malato, sarebbe il soggetto. Cari qua. Che è sottinteso. Quindi abbiamo fatto poi l'ultima parte, i sostantivi. I sostantivi più asci. Quindi alla fine è come per gli aggettivi là. Quindi si scrive. Quindi per i sostantivi. Per i sostantivi. Sostantivi. Ah, qua sono evidenziato. Allora, ho evidenziato qua. Allora, aggettivi. In là. Scusate, mi sono dimenticato. In là. Sempre sostantivi asci. E qua per i sostantivi. Sostantivi. Ischi è sostantivo. Sostantivo. Rashi sempre, ma abbiamo parlato, ci vuole sempre Rashi. Rashi. Allora. Adesso faccio l'esempio. Allora, l'esempio è Nihonji Rashi, quindi sempre in giapponese. Nihonji vuol dire giapponese, Nihonji, sempre persona di Giappone, letteralmente. Rashi, quindi sempre in giapponese. Allora. Di on non mi ha dato i romaci, allora i gaggi, anzi non mi ha dato, ecco, allora di on gin non si vede, ecco, non gin rashi quel punto è facile, semplice, in italiano sembra molto più lungo, sembra giapponese, invece qua sembra, basta due parole, yonjin, rashi. Non sempre Nippon, perché una volta si diceva Nippon, ma adesso si dice Nihon. Si può dire anche Nippon, però è più usuale dire Nihon, con l'H aspirata. Allora, quindi si chiama Roma G. Nihon, Jin, Rashi. Quindi sembra un giapponese. Sembra un giapponese. Quindi qua è tutta la frase da evidenziare, appunto perché è il sostantivo più asci. Anche qua, sempre giapponese, quindi tutta la frase. Ok, poi, e questa è la prima possibilità. Poi, sempre della supposizione con qualche fondamento. Poi, seconda possibilità. Due, facciamo. Allora, com'è che abbiamo fatto? Un attimo che non mi ricordo come ho fatto qua su. Un attimo, vado a vedere perché. Ah, vediamo se è così, sì, sempre. In grassetto, perché non mi ricordavo. Allora, quindi facciamo tutto in grassetto. Quindi, seconda possibilità. Anche qua, quanti quali ci sono? Ok, anche qua ci sono vari tipi. Quindi, mettiamo A. Per i verbi, B4, questa casa è a base B4, più Yoda, che non è Yoda quello di Western Life, Yoda. Allora, quindi, per i verbi, appunto, B4, cioè base B4, più, adesso scriviamo, Yoda,
Iota. Ah, non ho scritto qua, non ho scritto la parte italiana. La traduzione, roba c'è. Io, allora. Carte speciali, sempre. Io, do. Quindi, qua iniziamo con i verbi. P4, P, io, da. Adesso vediamo esempio. Allora, esempio. Amiga, furu, Yoda. Sembra che piove, talmente che cada la pioggia. Quindi è la forma diversa rispetto a quell'altra. Quell'altra è Amiga, furu, Rashi. Invece in questo caso è Amiga, furu, Yoda. Sembra che piove, talmente che cada la pioggia. Il significato è lo stesso, però è una forma diversa. Si può scrivere in due modi diversi. Allora, scriviamo sempre la frase, quindi non mi dà mai. Quando faccio la conversione tra la tastiera italiana e la tastiera giapponese, non mi dà automaticamente il hiragana. Ame. Ka. Furu. Yoda. Yoda. Che avevo scritto Yoda, scritto male. Allora, mega 1, 1, da, ecco qua, Yoda. Quindi a capo, eccomaci, quindi, uno, qua facciamo così, se no, dai, altri. No, non c'è niente, diciamo che si iscrive di nuovo. Carte speciali. Ho messo io qui. Io. Io. Da. Io da. Quindi sembra che piova. Sembra che piova. Piova. Sempre. Letteralmente chi cade la pioggia. Letteralmente che cada la pioggia. Cada la pioggia. Allora, un attimo, evidenziamo qua i parti. Allora, qua il verbo. Furio da. Quindi la base di 4 più Yoda. E qua sembra che piova. O che cada. Che cada. Sembra che cada la pioggia. Ok. Poi andiamo qua. Qua ci facciamo qui. Però, aspetta. Facciamo un pezzo in più. Andiamo sotto, perché sennò troppo appiccicato, non si vede niente. Allora, seconda possibilità, sempre da seconda possibilità, però il secondo tipo, gli aggettivi lì, quindi qua ci ripetiamo sempre. E come sopra però una forma diversa. In questo caso sempre io da. Allora, quindi si chiama B. Allora, per gli aggettivi I, per gli aggettivi I. Forma dizionario più Yoda. Forma del dizionario. Dizionario più Yoda. Quindi esempio. Samu Yoda. Sembra che faccia freddo. Ed è più facile come più. È più immediata come frase. Poi sì, mi sono qui a Rashi, questa è Yoda, quindi siamo. Sono forme un po' diverse, però il significato è sempre quello. Si può scrivere in entrambi i modi. Quindi, Samui, Samui,
Samui Yoda. Yoda. Samui. Ah, non ho evidenziato. Mi dimentico sempre di evidenziare. Allora, aggettivi. Aggettivi. E informazione più da. Quindi siamo qui. No, quindi italiano, abbiamo detto, sembra che faccia questo. Faccia freddo. Ok, quindi poi iniziamo tutto. Cioè facciamo tutto il video. Prossimo. E qua, ah, ho scritto sembra, sembra. Sembra che faccia. E qua tutta la frase iniziamo. Ok. Poi gli aggettivi là. No? Iniziamo C. Aggettivi là. No? È un po' ripetitivo questo, tanto le grammatiche sono così, vanno imparate, vai, come si fanno. Forma. Sempre forma addizionale, da come sopra. Dizionario. Dizionario. Adesso facciamo così, facciamo prima, copiamo qua. Ok, no, perché? Aspetta. Copiamo tutto, non l'ha preso. Aspetta. C, non l'aveva preso, l'ha copiato. Pronto, ecco, l'ha preso. Nota. Allora, quindi l'esempio è Shizuka na Yoda, sempre tranquillo. Shizuka na è appunto l'accettivo in na. Shizuka vuol dire tranquillo, quindi sempre tranquillo. Allora, aspetta qua, evidenziamo prima le varie parti. Accettivi na. Quindi forma addizionale più Yoda. Vediamo. Così, ecco. Quindi adesso si chiama l'esempio. Allora, vediamo su Shizuka. Shizuka. Non ho tolto il. No, facciamo un attimo, perché non avevo tolto il. Il corsivo. Toglio. Oh, ecco, non andavo via. Shizuka. Io da. Io da. Io quindi, io faccio. Zucca. Da. Vediamo cosa mi da. Sì, io da. Ecco. Io da. Allora, sembra tranquillo. Sembra tranquillo. Allora, iniziamo le varie parti. Tutta la frase qua. E qua è tutta la frase. Sempre tranquillo. Quindi. Shizuka na Yoda. Sempre tranquillo. Poi. Ti. Allora. Per i sostantivi, sostantivo più. No Yoda. In questo caso ci va no. No Yoda. Quindi per i sostantivi. 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 Oggi scrivo un po' male. Sostantivi, due punti. Allora, sostantivo
Addio. Più. No. Iota, ecco qua. Sempre così più qua. Vabbè. No, iota. Quindi diamo un esempio. Ah, è un attimo che metto. Evidenzio le parti. Qua. Qua anche il no. No, iota. Quindi anche questo. No, iota. Quindi esempio. Nihonji no yoda, quindi sembra in giapponese. In questo caso c'è il no yoda. Qua il significato è lo stesso della frase che abbiamo visto prima. Allora, un attimo, mi salvo il computer. Allora, quindi Nihonjin no yoda. Da, che abbiamo visto un'altra volta, è la forma piana del verbo adesso, quindi del verbo essere. Allora, quindi scriviamo il comaci di Hon Gin no Yoda. Allora, questo è tutto, va a evidenziare tutto. Ok, così. Cioè, messa in corsivo. E quindi italiano. Sembra giapponese. Sembra un giapponese. E questo è evidenziato tutto. In grassetto. Ok. E questa è la prima forma, cioè la forma supposizione con qualche fondamento. Ora c'è supposizione con scarso fondamento, quindi un altro tipo di supposizione. Quindi facciamo così, giù, e poi mettiamo qua al centro. Allora, supposizione con scarso fondamento, scarso fondamento. Vedete vari casi che ci sono qui, anche in inglese ci sono queste particolarità, della forma delle supposizioni, anche in inglese, cioè, questa è la parte proprio difficile da dire, come anche in italiano, c'è il condizionale, il congiuntivo condizionale, qualcosa di più. Quindi sono delle parti un po' difficili, cioè difficili, soprattutto cosa di rilievo, con la pratica sì, e soprattutto con, cioè un po' in memoria, ma anche la pratica soprattutto. Allora, quindi può essere accompagnato da tabun, forse, quindi può essere accompagnato da un sempre, quindi può essere accompagnata anzi, qua. Da tabuna. Allora, qui lo mette così, quindi no con i ganci ma con la diagana. Tabuna, vuol dire forse. Forse. Allora, si ottiene. E poi ci sono i vari tipi, adesso vediamo. Quindi si ottiene. Allora, quanti altri evidenziamo qua? Tabù. Forse. Allora. Qua mettiamo semplicemente le lettere perché è solo un solo tipo con le varie forme. Vediamo per i verbi bitre più daro. Quindi questo è daro, quindi allungato daro, sarebbe daro, daro. Bitre, la forma bitre del verbo. Quindi per i verbi bitre, forma bitre,
più DAO. Allora, passiamo qua con DAO allungata. DAO. Quindi questo mettiamo in grassetto, i verbi, e questo in corsivo. DAO. Adesso diamo esempio. Ci sono due esempi, cioè sia positivo che negativo. Quindi, Kaiwa kuru DAO, forse verrà. Kaiwa konai DAO, forse non verrà. Abbiamo visto nella lezione precedente, konai è la versione negativa del verbo kuru, quindi venire. Come si coniuga in negativo il verbo kuru, negativo piano, quindi forma piana negativa. Allora, vediamo, quindi scriviamo le frasi. Attimo, sbagliato, si è aperto. Allora, Kaiwa, sempre lui sarebbe sottointeso, sempre. Non me lo dà mai, so perché, vabbè, allora, Kaiwa. Qua, vediamo il kanji, Kaiwa, kurudaro, quindi Kaiwa, forse verrà, quindi forse, quindi supposizione con scarso fondamento, che non è sicuro, dice forse verrà, verrà, non è certo che verrà. Allora, evidenziamo le varie parti. Allora, kurudaro, quindi il verbo, kurudaro, tutta la frase, che forse verrà. Ah, qua ho scritto mai, quindi ho l'abitudine di scrivere, ah, mi sarebbe qua. Perché quando si batte e si scrive in yagana si scrive wa, o si scrive haka, ha, che dopo diventa wa, si legge wa, insomma. È un po' strano in giapponese perché si scrive, questo qua si pronuncia ha, però quando è messo come particella per il soggetto si pronuncia wa. Sempre quella si scrive wa, si scrive haka, so wa è un'altra particella, è un altro yagana, un altro sillabo yagana. Ah, qui mettiamo un tantino, questo qua si distingue così. Poi, un'altra forma, sempre la frase negativa, quindi Kaiwa. Konai daro, quindi non verrà. Konai, vediamo se da qua, konai. Da o da punto yomaji kai wa onai da inserisci, ecco qua, da forse non verrà, quindi forse non verrà, verrà. Ora evidenziamo qua. Con Aidaro, così, e qua tutta la frase, forse non verrà. Poi, per gli aggettivi, qui sempre la solita cosa, verbi, aggettivi, e poi sostantivo. La formula è sempre quella, quindi mettiamo B, non in grassetto, normale, B. Allora, quindi per gli aggettivi di forma dizionario più daro, in questo caso forma del dizionario più daro. Allora, ti inserisco la allungata, daro. Quindi allora qua segniamo aggettivi, i, quindi aggettivi, ok,
Come ho dato aggettivi, aggettivi, quindi formalizione vi darò. Darò. Quindi la frase, ci sai darò, forse è piccolo, ci sai vuol dire piccolo, infatti. Ci sai darò, forse è piccolo. Una frase un po' strana, perché forse è piccolo, ma se è piccolo non si vede, quindi è una frase un po' strana, però insomma. La grammatica da questa, mi scrivo questa. Ci, ah, non me la dà. Allora, ci sai, qua ci sai, da ci sai da o, quindi ci sai da, è molto semplice come composizione della frase, ci sai da o. Quindi forse è piccolo, forse piccolo, quindi evidenziamo tutto perché aggettivo più il daro, e quindi qua forse è piccolo in italiano, ok. Poi aggettivi in, quindi mettiamo C. Allora, per aggettivi in A, per gli aggettivi in A, punti, sempre forma addizionale più daro, anzi sostantivo più daro, perché gli aggettivi in A si usano sostantivo. Come ho detto prima, gli aggettivi in A sono dei tipo di diffanzi sostantivi, diffanzi di aggettivi, perché sono aggettivi, ma derivano dai sostantivi. Mentre gli aggettivi in I sono proprio dei veri e propri aggettivi. Gli aggettivi in A sono dei sostantivi, a cui si aggiunge in A e diventa un aggettivo. Sostantivo più daro. Quindi diamo esempio Shizuka Daro, quindi forse tranquillo. Quindi Shizuka Daro, adesso scriviamo tutto così, vediamo così. Shizuka Daro, sì. Punto. Allora, Shizuka Daro. Che, vabbè, ogni volta per inserire il carattere speciale è un po' macchinoso. Allora, quindi forse è tranquillo. Tranquillo. Ok, evidenziamo le parti evidenziali, quindi tutto qua. Shizuka Daro. Ma forse è tranquillo. Evidenziato qua, aggettivo in A, quindi aggettivo in A, e i sostantivi più daro. Ok, quindi ora c'è l'ultima parte, che è per i sostantivi, sostantivo più daro, quindi alla fine è la stessa forma di aggettivi in A. Di per i sostantivi, allora, qua ho sbagliato, qua, aspetta, qua ho messo il corso, ecco. Allora, per i sostantivi, diciamo, sostantivi più daro, quindi alla fine è lo stesso qua, quindi possiamo anche copiarlo, che è lo stesso. Senza riscrivere di nuovo. Ecco, sostantivo più daro. Adesso qua vado a capo. Quindi Nihonjin Daro, quindi forse è un giapponese. Quindi un attimo che non lo scrivo. Allora, Nihonjin. Ah, abbiamo messo il corsivo, no?
Angina. Dago. Gina da o da o forse è un giapponese nese allora, iniziamo qua e sostantivi più da o di qua tutta la frase, quindi Yonji Daro, e forse in giapponese. Abbiamo quasi fatto, insomma c'è un'altra mezza pagina, un poco più di mezza pagina. Allora, andiamoci qua. Adesso c'è la supposizione basata su ciò che si vede, questa è la terzo tipo di supposizioni, quindi abbiamo visto supposizione con qualche fondamento, supposizione con scarso fondamento, in questo caso è supposizione basata su ciò che si vede, quindi è più quasi certa, insomma, è una supposizione un po' più appunto su ciò che si vede, quindi un po' più fondata come supposizione. Allora, scriviamo adesso. Qua è centro. Allora, supposizione, sì. Basata su ciò che si vede, su ciò che si vede. Ok, allora si ottiene dei punti. Allora, qui sempre la solita, i verbi, per gli aggettivi e per i sostantivi. Sempre, la formuletta è sempre quella, quindi mettiamo A. Allora, per i verbi, punti. B2, in questo caso è base B2. B2 più soda, quindi soda. I verbi, quindi la base B2 più soda. Allora, iniziamo qua per i verbi, quindi la base B2, rimando sempre alla lezione che ho fatto in cui spiego le basi, c'è tutto l'elenco delle basi, c'è proprio lo schemetto, c'è tutto l'elenco delle basi, più soda, quindi esempio, Amega fu soda, sembra che sta per piovere, talmente che stia per cadere la pioggia. Quindi si accorge che quello che vede che sta per piovere. Quindi è una supposizione quasi certa, insomma, che vede che sta per piovere. Quando vede il nuvolo che cosa dice, ah, sta per piovere, sembra che stia per piovere. Anzi, sembra che stia per piovere, sì. Allora, quindi, scriviamo. Allora, ame. Ga. Vediamo se la scrivo tutto in fila. Fui soda. In questo caso ho detto fui, perché la base è di. La base 2 è di solito è di. Quindi fu, non è fui, ma è fui. Fui. So. Vediamo se la tutta. Da. La tutta. Vediamo un po'. Ecco. Amiga. Fui soda. Ok. La tutta. Amiga fui so aspetta qui mette di no attaccato so fui so e da mette staccato come in romagino dopo quando si scrive in giapponese si scrive attaccato da quindi sembra che stia per piovere dai stia per piove letteralmente, non mi ha preso la parentesi, letteralmente che sia per cadere la pioggia,
sempre questa cosa che il fu vuol dire cadere e si usa sempre, si usa per pioggia e per neve, adesso non so se si usa per qualcos'altro, si usa solo per pioggia e per neve, insomma, comunque per i fenomeni atmosferici, adesso non so se anche per il fulmine, quando che cade in fulmine, adesso non so se si usa sempre fu, però per pioggia e per neve si usa. Amegafuru e Yukigafuru, quindi la pioggia e la neve. Allora, sembra che stia per cadere la pioggia. Allora, evidenziamo quale parte. Allora, fui soda. Fui soda. Sembra che stia per cadere qua, stia per cadere la pioggia, sembra che stia per cadere la pioggia. Ok, poi gli aggettivi ni, radice più soda, radice dell'aggettivo in questo caso, quindi senza la i, la i finale si toglie, gli aggettivi ni c'è sempre due i, meglio, dipende, però insomma c'è sempre una i finale, quindi si toglie quella i finale, c'è la radice. Questa è la radice del nome, dell'aggettivo. Quindi mettiamo B A per gli aggettivi. Aggettivi. I. Radice più soda. Radice più soda. Quindi gli aggettivi. Evidenzio le parti. I, aggettivo I, quindi radice più soda. Adesso diamo esempio. Allora, Samuso da, sembra che faccia freddo, infatti Samui, vedete Samui, toglie la I, cade la I, e resta la radice che è Samu. Samuso da, quindi sembra che faccia freddo. Un attimo che vado più in giù qua, sono tutto attaccato. Allora, Samuso da. Forse giù, così Samuso da. Punto. Samuso. Se sentite magari un po' di rumoretto è perché magari si sentite a grattare un po' e il cordino, insomma il cavo del microfono che mi batte su un giacchettino che c'ho addosso, sulla lampo, c'è una lampo nel giacchettino, un po' si sente un po' quando muovo la testa, un po' fa, si sente un po' a grattare, non so se si sente, però è quello lì, che c'ho una cuffia con microfono, quindi il filo, quindi non c'è la cuffia senza filo, quindi c'è il filo. Allora, questo Samuso. Allora, sembra che faccia freddo. Quindi, sembra, sbaglio, sembra scrivere, sembra, sembra, sembra faccia freddo. In questo caso freddo perché freddo, che lo sente, quindi sembra che faccia freddo, quindi è basato su ciò che si vede, anche su ciò che si sente, perché insomma il freddo perché vede lo sente. Allora, sembra che faccia freddo. Evidenziamo. Allora, qua tutto. Samuso da. E qua lo stesso, sembra che faccia freddo. Questa appunto è una supposizione molto abbastanza certa, perché è molto basata su ciò che si vede, quindi è molto più certa di quella di quella precedente, che appunto è di scarso fondamento, invece questa è proprio molto fondata, insomma, basata su ciò che si vede. Quindi. Poi aggettivi in A. Quindi mettiamo C per gli aggettivi. Aggettivi in A. E poi il roccio che suona. Dove sono? E 5. Sostantivo più soda, la formula è sempre quella, cambia solo il
il finale, no? Che cambia se lo sta. Io so da adesso. Ah, facciamo qua. So da. Quindi per l'aggettivina. E mi iniziamo qua. Aggettivi. In là. Il sostantivo più sopra. Mi si evidenzia bene. Sopra. Ok. Vediamo esempio. Ah, esempio sono sempre quelli che cambiano il fuoco, quindi. Allora qua. Shiawase soda, quindi sembra felice. In questo caso c'è l'aggettivo no, quindi shiawase. Che l'aggettivo sarebbe shiawase na, si usa. Ma no, qui cade appunto il na non c'è. E c'è soda, quindi sembra felice. Shiawase. Vediamo se lo trovo. Questo qua, infatti, shiawase. So da. Shiawase so da. Shiawase. Anzi, shiawase quella lì. Shiawase. So da. Dai, ti ho carte speciali, quindi so da. Vediamo in italiano, sembra felice. Sembra felice in questo caso perché da quello che vedo, vede la persona lega, quindi magari che ride, sta sorridendo, quindi sembra felice. Allora, evidenziamo qua tutto. Shiawase. Soda, mi sembra felice. Ok. Sostantivi, adesso per i sostantivi, sostantivo più soda, la forma è la stessa. Adesso copiamo senza stare. Lo copio senza stare di scrivere, lo correggo. Allora, quindi mettiamo di per i sostantivi. I sostantivi. Sostantivi più soda. Sostantivo più soda, qui è uguale. Quindi per i sostantivi più soda. Vedete che la forma è lo stesso dell'aggettivo. In da. Quindi, esempio, Nihonjin da soda. Quindi sembra un giapponese. In questo caso c'è il verbo due volte perché è da, quindi sarebbe Yonjin desu, quindi è un giapponese. So da, quindi sembra giapponese. Allora, vediamo. E. Attimo, c'è questo problema, non mi dà mai la scrittura in giapponese. Nihonjin da, adesso scriviamo tutto. So da. Da, so da. Punto. Quindi Nihonjin da so da adesso sto guardando leggendo sotto allora, mi sembra un giapponese. Giapponese. Ah, quindi qua evidenziamo tutta la frase perché è sostantivo più soda. Così. Anzi no, questo qua ho sbagliato. Questo qua, questo qua. E qua evidenziamo un grassetto. Allora, vediamo qua c'è una particolarità. Evidenziamo. Allora, soda può però anche limitarsi a fornire una semplice informazione. In tal caso è preceduto dalla forma del dizionario. Quindi, Samu Soda, si dice che fa freddo, quindi informazione, c'è una differenziazione, una particolarità. Allora, vediamo. Soda, mischia. So,
solo da A, può però anche limitarsi a fornire una semplice informazione. Quindi può però anche limitarsi a fornire una semplice informazione. Una semplice informazione. Informazione. In tal caso è preceduto dalla forma di dizionario. Tal caso è preceduto. Preceduto dalla forma del dizionario. Dizionario. Adesso vediamo l'esempio, capite meglio. Due punti. Cioè, la tastiera qua è molto piccola, è scritta. Sopportate, diciamo, è scritta sopra i tasti che sono un po' piccoli. È un HP, questo. Computer HP. Ok, quindi abbiamo detto Samui Soda, si dice che farà freddo, quindi questo è, cioè, fornisce informazioni, cioè non è una supposizione, cioè, si dice che farà freddo, non è una supposizione, è uno che suppone qualcosa. Oh, va cancellato? Ah, ecco, è scomparso, lo metto così, ecco. Quindi, allora, vediamo la frase. Samui Soda. Samui Soda. Punto. Samui. No, che fa maiuscolo? Samui. Autorescato, in realtà mette sta allungata. Soda. Dopo c'è, tocca mettere. Allora, si dice che farà freddo, si dice che farà freddo, ok. Allora, evidenziamo quindi qua tutta la frase. Quindi, diciamo, Soda si dice che farà freddo. E non è più una vera supposizione, ma è appunto una fornita informazione, quindi si dice che farà freddo. Sì, abbiamo finito, quindi questa è tutta la forma suppositiva del verbo giapponese. Quindi supposizione con qualche fondamento, supposizione con scarso fondamento, quindi supposizione basata su ciò che si vede. E questi sono i tre tipi di supposizione del verbo giapponese. La prossima volta faremo le forme imperative. Le forme imperative che sono tre: modo imperativo, forma in te e richiesta gentile. Quindi faremo quelle le forme imperative. Adesso facciamo un po' di scrittura kanji. Oggi non ho preparato nessuna tabella, insomma, semmai questa volta la faccio, perché è un po' più breve come lezione da scrivere, insomma, farò una tabella come l'altra volta che ho fatto del viso, no? Ho messo le varie parole. Il disegno col viso, quindi ho messo le varie parole, come si pronuncia le varie parti del viso, come si chiamano in giapponese le varie parti del viso. La prossima volta adesso, non so, sto preparando dei vari schemetti, faremo qualcos'altro adesso, ve lo dirò. Forse se la prossima volta lo faccio, poi adesso vediamo. Ma questo abbiamo. Tutto bene, sì, ok. Adesso scriviamo appunto un po', facciamo un po' di kanji. Quindi apriamo il paint. Questo chiudo. Qua come funziona bene? Sì, sembra che funziona abbastanza bene. Allora, apriamo il paint. Ma questo via. Ecco che c'è quel. Qual è? È questo qua. Sì, quindi apriamo il paint. Dai, apriti. La cosa si vede. Si vede, sì, si dovrebbe vedere adesso. Aspetta qualche secondo, vede, si dovrebbe vedere comunque. Allora, intanto cerco a
che canci da disegnare, e già prima ho dato una guardata sul libro per vedere cosa si può disegnare. Ok, si vede. Come fa? Come un'altra volta, ma poi tempo fa che non mi ero accorto che non si vedeva. Anche questo è il libro un po' piccolo, che si chiude. Lo trovo in modo per tenerlo aperto. Allora, vediamo. Ah, questo è Na Mei, cioè in due pronunce. Na è la pronuncia Kun, che quindi di origine giapponese e si scrive in hiragana. Mei è la pronuncia On, quindi di origine cinese si pronuncia quindi, e si scrive in katakana. E vuol dire nome. Nome vuol dire proprio il nome, cioè un nome. Il nome di una persona si dice, beh, quando è proprio scritto sul documento si scrive, scrivi nome, scrivi cognome, scritto Mei, di fianco. Sono sei tratti, abbastanza facili. Quindi facciamo così. Vediamo se disegno bene oggi. Sala. Qua. Qua sotto. Go. Goku. Tutto va rovinato tutto. Va bene, lo facciamo. Ecco, ho avuto abbastanza bene oggi. Oggi dico sempre che disegno con uso il come si chiama il pad quello che c'è sul portatile, no? Quindi non c'ho nemmeno il mouse, quindi col dito, quindi insomma un po' difficile da disegnare. Ah, quindi ovviamente una come tutte le volte quindi su queste differenziazioni perché sui dizionari di giapponese. Di fianco ai kanji ci sono la trascrizione in hiragana o katakana. E da lì si vede se è la pronuncia appunto, giapponese o cinese. Se è scritto in hiragana è la pronuncia giapponese, se è scritto in katakana è la pronuncia cinese del kanji. Questa particolarità appunto non è che si pronuncia così in giappone in cinese, è proprio così in Giappone c'è questa cosa che i kanji si pronunciano, hanno varie pronunce, quindi o di origine cinese o di origine giapponese, perché dipende se la parola è proprio originaria, proprio autoctona del Giappone, oppure se è stata importata dalla Cina direttamente. I kanji sono stati importati dalla Cina perché in Giappone è un sistema di kanji. La scrittura originale giapponese è quella in hiragana e katakana, anzi, in hiragana. Dopo sono stati importati i kanji, cioè gli ideogrammi, che sono stati anche modificati perché non sono più uguali ai kanji originali. Alcuni sì, alcuni sono anche possibili, ma molti sono. Hanno mutato anche forma, non sono più uguali agli ideogrammi che si usano in Cina. E quindi c'è questa cosa sul dizionario che si trova appunto di fianco, che fa imparare i bambini, quindi che a scuola i bambini prima di tutto imparano a scrivere hiragana e katakana, che è più facile. Poi per far imparare appunto, per far ricordare come la pronuncia di ogni singolo kanji, allora si usa di scrivere appunto il. Oggi sto scrivendo benissimo. Na, questa è Na appunto. Quindi la pronuncia. Kun, l'origine giapponese, invece la pronuncia On, l'origine cinese, è Mei. Quindi, come dicevo, quindi in giapponese si usa appunto. Oh, dove vai? Mi è sfuggito un attimo. Usa appunto questa. Scritto anche sui giornali, come tante volte, di fianco, soprattutto i nomi di persone che la persona non sa pronunciare, perché non l'ho mai visto, quindi non è sicura com'è la pronuncia di questo. Quel kanji aveva c'è scritto di fianco al. Questa è me. La I mi è venuta un po' male, però rifacciamo. Di fianco al kanji si trova la trascrizione in hiragana. In caso si dice furigana, si dice. Sono di fianco, come si vede qua, e in piccolo si vede qua vicino una scrittura in hiragana. Appunto per far sapere alla persona come si pronuncia quella parola, perché è una parola che non tutti conoscono. Oppure sul nome proprio, che di solito i nomi propri insomma, si prendono dei kanji, magari si pronunciano anche in modo diverso. Beh, dai, molti nomi si scrivono in un modo, ma si pronunciano in un modo, ma si scrivono in vari modi diversi. Nomi propri di persone. Allora, questo è Na Mei, che vuol dire appunto nome. Allora, qua vediamo, adesso vediamo i due kanji, e li facciamo di seguito, che dopo vi dirò, hanno un significato, proprio scritti di seguito. Allora, vediamo questo che è futoi o tai, che vuol dire essere grosso, quindi una cosa grande, essere grosso. Da un confronto che c'è anche un altro kanji che vuol dire grande, proprio c'è un altro kanji che vuol dire grande, in questo caso però è futa, che
futoi, quindi aggettivo, è un aggettivo in i, che vuol dire grande. Futoi, appunto, è la pronuncia kun, quindi di origine giapponese, invece tai è la pronuncia on, quindi di origine cinese. Allora, sono quattro tratti, non so se è semplice. E quando conto quanto sempre giapponese, mi fa familiarizzare con ni, san, yon. Quindi futoi. Adesso qui per scrivere il fu è un po', per esempio, con il dito un po' non viene tanto bene. Vediamo se mi viene, insomma, adesso mi fa un po' sgorbietto, non è proprio così, insomma. Fu, questo sarebbe il fu, che non è che viene tanto bene. Beh, ci arrivo, magari riesco a fare un po' meglio. Perché sarebbe una roba un po' così. Allora, così. Poi vediamo se mi viene. Così. Vediamo se mi viene. Insomma, è così. Sì, faccio un po' così, insomma. Scritto in corsivo, sarebbe. Fu. Poi to. To è più facile scrivere. To. E tra parentesi, perché appunto è. A parte, come ho visto prima, no? Gli aggettivi lì, che è la parte che cade. Futo i. Da quando si coniuga, cade questa parte. Futoi. Mentre la lettura, ovviamente, cinese è tai. Quindi, infatti qua c'è una parola di più. Tai seio, che vuol dire oceano atlantico, che letteralmente sarebbe il grande oceano, il grande mare, il grande oceano occidentale sarebbe. No, questo caso orientale. No, occidentale, occidentale, occidentale. Allora, tai, quindi tai, e la lettura on, quindi dice cinese, quindi ta. Tai. Allora, questo quindi futoi, adesso tentualmente, perché adesso scriviamo quell'altro, che insieme formerà una parola che dopo vi dirò. Adesso, io, ho prolungato io, che questa è solo lettura on, quindi lettura solo cinese, e energia positiva, solo energia positiva, vuol dire. Letteralmente vuol dire energia positiva. Sono 12 tratti, è un po' più complicato di disegnare adesso, perché non mi sta aperto il libro. È un portale, è un tascabile, sta un po' lontano, può si chiude. Allora, ince. Ni, non si vede, ni. San, così, poi. Questo è un po' più lungo. No, è venuto male, rifacciamo perché è venuto male. Rifacciamo. Allora, San, Ion, Go, Roku, Nana. Aspetta, poi facciamo. Nana, perché non deve essere, non deve uscire qua. Nana, è così. Nana. Poi. Aci. Più. Giù. Luigi e Giudì. Ecco qua. Avendo io in lettura on, quindi sono Luigi cinese. Aspetta, guarda la cosa se funziona. Avendo lettura cinese, quindi io si va perché è allungato, quindi io. Allora, letto insieme è Taiyo, insieme a questi due kanji, letto insieme Taiyo, che vuol dire il sole, letteralmente il sole, perché cioè, sarebbe la grande energia positiva, sarebbe, no, sarebbe essere grosso, quindi la grossa energia positiva sarebbe il sole, no? Quindi Taiyo, sarebbe, letto insieme, quindi Taiyo, questo, il sole sarebbe. Oh, no, troppo ci sono andato. Vai su. Vai su. Ecco, è andato troppo giù.
A questo punto queste due parole, vedete che sono, tutti e due vanno letti, ho detto altre volte, lo ripeto, tutti e due non si può leggere futo yo, non si può leggere futo, si legge ta yo, perché se il primo kanji ha lettura in cinese, anche il secondo deve avere lettura in cinese, o viceversa, se il primo ha lettura in giapponese, anche il secondo deve avere lettura in giapponese, anche se di solito quelli composti hanno lettura cinese, di solito, ci sono anche composti con lettura. Lettura in giapponese, poi di solito quelli giapponesi vanno da soli, ma sono composti, parole composte più grandi, di solito sono in lettura cinese, però di solito, almeno per quello che so io, che ricordo, non ci sono proprio la regola, cioè non ci sono parole che hanno un kanji con lettura cinese, un kanji con lettura giapponese, ma sono sempre segnati tutti con lettura cinese, di solito hanno la stessa lettura, insomma. Allora, adesso vediamo che altro possiamo fare. Allora, questo è bello. Un altro aggettivo. Tsuyoi, essere forte, essere potente. Quindi essere forte. Oh, stai aperto. Stai aperto. Come ci sta? Scusate. Sto arrivo, ormai sono arrivato a metà, quindi non mi sta aperto. Così. Allora, sono 11 tratti. Se riesco a tenere aperto il libro perché mi si chiude. Avrei detto tsuyoi, quindi essere forte, essere potente. Allora, qua. Ice, è troppo lungo. Ice. Di. Ah, questo è un pezzo solo, qua. Si dice. Oh, un bacio. San, se ho fatto un po' troppo largo, come facciamo? San, ecco così. Poi qua, Yon, questo pezzo sono Yon, Go, Nana, Aci. Aci. Chiù. Sì, giusto. Aci, vinci. Anzi, questo lo facciamo che è venuto un po' male. Un po' più inclinato. Ci vinci. E giù. No, Aci. Giù. Giù. No, giù. Deve essere 11. Vedo quanto mai. Sa, vinci. Sa, yon. Go, rock. Na, na, giù. Meglio, ho contato male perché deve essere un citante comunque. Comunque è scritto bene, insomma. È scritto così. Quindi, tsuyoi, okyo, tsuyoi è la lettura kun, quindi ujiji è giapponese, e kyo è la lettura on, quindi ujiji è cinese. Guardate, ma non riesco a tenere aperto questo libro perché la tasca è piccola, quindi. Allora, scriviamo quindi hiragana e tsuyoi. Su, mi è venuto male su. Su, meglio mi viene. Su, ioi. Quindi su. Io. Tra parentesi, i. Appunto è. Un aggettivo di. Su, ioi. Mentre la lettura cinese è chio. Yo, vedi così. Chi? Yo. Mi è venuto malissimo. Lo scriviamo. Yo. Ma tenete conto che deve essere dritto adesso perché mi è venuto storto, ma deve essere dritto. Aspetta, lo rifacciamo, avevo capito. Lo rifacciamo perché è venuto schifoso. Non mi piace fare le cose fatte male. Facciamo bene. Ecco, così bene. Yo. Questo più piccolo va sempre. Chi-yo. Chi-yo. Se lo fai grande diventa chi-yo. Invece più piccolo è chi-yo. Va in piccolo verso vicino. Chi-yo, un allungamento.
Chi ho, ecco qua, chi ho. Su caso vuol dire appunto essere forte, essere potente. Poi adesso vediamo un verbo. Oyogu, nuotare. Verbo oyogu. Oyo, gu, tra parentesi perché oyo è la radice, gu è la parte che cade quando si coniuga il verbo nelle varie forme. La base sarebbe oyo. Oyoku. Allora, sono 8 tratti. 8 tratti, quindi troppo lungo fatto. Troppo lungo. San. Poi, su. Yon. Go. Un attimo, così non si deve toccare. Questo qua non si deve toccare. Questo qua sì. Nana. Piaci. Ecco. Aspetta, mi faccio perché mi è venuto un po'. Questo mi è venuto un po' troppo lungo. Nana. Piaci. Ecco. E questo è. Notai, questo qui è il kanji che si trova nella parola acqua, mizu, quindi è il kanji, quindi notare, in questo caso insieme, proprio la parola notare, che è oyoku. In questo caso la pronuncia è solo kun, giapponese, perché di solito i verbi hanno la pronuncia solo giapponese. Quindi si chiama oyoku. Yo. Tra la parentesi gu, perché appunto è la parte che cade quando si coniuga. Poi oyoku. Poi mi guardate sopra. Oyoku. Vedete che ho messo le virgolette male. Ho messo. Qua dentro è meglio. Questo è dentro, sì. Oyoku. E questo vuol dire nuotare. Poi vediamo che altro possiamo fare. Allora, vediamo. Hiu, Hiu con l'H, Hiu, ho pronunciato Hiu, è il giorno contrapposto alla notte, no? Giorno, cioè, il giorno e la notte, perché il giorno si scrive Hi. Così si fa, no? Il giorno si fa così, così semplicemente. Questo è il giorno. Adesso ho fatto un po' velocemente, hi. Invece questo è, adesso cancello, questo è hiu, infatti qua all'interno c'è quel kanji lì, che vuol dire giorno contrapposto alla notte, c'è una particolarità, cioè quando si dice giorno e notte si dice questo, sarebbe la giornata. Ah, qui andiamo un po' più in giù, insomma c'è lo spazio, adesso scriviamo, sono 9 tratti. Allora, qua, inizio. Ni san, poi qua yon, poi qua vedete c'è appunto il kanji, la parte del giorno proprio, yon, go, oku, nana, aci, e chiù, e chiù è sotto, chiù, così, ecco. E questo è Hiu, in pronuncia solo giapponese, quindi Hiu, in hiragana, quindi scriviamo. Hi, quella I aspirata, non la I semplice, ma Hi, questa qua, quella che sembra una specie di omega, questa qua. Hi, u, Iu, ecco qua, Iu, che vuol dire giorno contrapposto alla notte, però. Poi vediamo un altro. Handa. Non han, ma han, vuol dire mezzo, metà. Hanbun sarebbe la metà, hanbun. Lo chiamo han, e sono solo 5 tratti. Andiamo sempre giù. In questo caso c'è la pronuncia solo
Oh, no, quindi la pronuncia solo cinese. Han. E si scrive così anche facile. E adesso faccio un po' grande così che me. San. Non. Vabbè, è venuto un po' grande. Non. Go. Eccolo qua. È venuto grande. 5 tratti. Quindi Han. Che vuol dire metà. Metà qua, qua si fa. Metà di qualcosa, Han. Dice Han. Scritto con l'H. Qua pronuncia H, Han. Quindi lo scriviamo in hiragana, in katakana così. Ha, questa è A, and Han. Ecco, Han. Chiude sono? Adesso ne fammi un altro, poi basta, poi facciamo basta. Vediamo. Qualcosa di... Ah, questo l'abbiamo fatto male. Questo si trova molto spesso anche sui nomi. Mura. Mura vuol dire villaggio, paese. Mura. Infatti Mura si trova questo, Murakami o... anche, anche samurai, non so se samurai usa questo kanji qua, adesso non mi ricordo, però Mura si trova molto nei cognomi, cognomi persona, quindi Murakami o Mura, Yoshimura, insomma si trova spesso. Mura vuol dire appunto villaggio, quindi sono 7 tratti. A me è uno dei kanji che preferisco proprio come graficamente fatto, mi piace molto quel kanji. Allora, qua scriviamo Ichi. San Ion. Nada, questa è Mura. La pronuncia è solo Kuno, quindi è solo 12 giapponese, Mura. Quindi lo scriviamo in hiragana. Scriviamo mu. Adesso qua il mu è un po' difficile da scrivere con il dito. Mu. Mu. Ra. Scriviamo ra. Mura. Ecco qua, mura. E questo è mura. Cioè, villaggio. Villaggio, paese, mura. Però ci sta che facciamo basta. Sì, adesso metto un segno per fare i altri kanji la prossima volta. Il libro è molto, ce ne sono ancora tantissimi kanji da fare. O alcuni salto perché magari li faccio altre volte, ce ne ritorno e li facciamo altre volte. Non vado proprio in fila proprio. Anche perché non è che è scritto in fila, in ordine alfabetico. È un libro che odio, un altro tipo di libro che c'è. Dove ci sono le lezioni, quindi appare a mano, secondo come hai fatto le lezioni, appare quel tipo di kanji. Allora, e quindi qua finiamo, adesso questo lo chiudo un attimo, dopo lo salvo. Allora, vieni qua e via. Andiamo qua, ecco arrivo, quindi anche oggi abbiamo finito. Abbiamo fatto un'ora e mezza passata, adesso togliamo con 10 minuti di anteprima, quindi un'ora e mezza buona abbiamo fatto. E niente, allora, la lezione è finita, spero che sia piaciuta, adesso questa la edito, tolgo qualche pezzo, insomma tolgo la parte iniziale della sigla e poi... E poi, giusto per fare sempre quella sigla lunga, 10 minuti, 10 minuti, no? Vedete, avete visto, chi ha visto le like che ho messo su YouTube, quindi la sigla la taglio sempre. Lascio proprio gli ultimi pochi secondi, gli ultimi secondi. E quindi la edito e poi dopo domani la pubblico. Comunque voi guardate qui, ma anche su Twitch guardate, perché come vedete altre volte, più visualizzazioni ci sono, più c'è la possibilità che il canale possa crescere. Quindi domani la pubblico su YouTube, la trovate lì. Insieme a tutte le altre della playlist delle lezioni di lingua giapponese. E poi sabato prossimo facciamo un po' di gioco, un po' così. Ho deciso di giocare solo con Ninja Gaiden, quindi non gioco più con Kensei. L'ho sospeso, semmai. Adesso voglio finire Ninja Gaiden, poi quando finisco Ninja Gaiden, poi vediamo. Magari provo, mi metto più concentrato a fare Kensei, poi vediamo. Cambio gioco, faccio un altro gioco, se vogliamo. Comunque voglio finire Ninja Gaiden, che mi piace, mi sta piacendo, lo voglio finire assolutamente. E poi che altro? Poi martedì prossimo parlerò di manga, come ho fatto martedì scorso, insomma continuiamo a parlare di manga. E forse martedì là, settimana di là, forse magari comincio a parlare anche di letteratura giapponese, quindi faccio un intervallo. Martedì parlo manga, martedì parlo di letteratura, perché non riesco a fare 4 live a settimana, quindi adesso ci sto pensando, non so, vediamo.
oppure elimino pure dei giochi o sposto la domenica. Io vorrei fare solo tre live, non so se riesco a farne quattro. Ecco, quella dei giochi la porto a domenica, ma prima più là ho altri impegni, quindi forse non riesco. Comunque tenete conto che otaku biker, quindi appassionato di ciclismo, quindi adesso quando comincia la stagione delle biciclette, le gare ciclistiche, io pomeriggio vedo qua le gare ciclistiche, quindi a sabato e domenica, quindi a domenica soprattutto quando ci sono le gare, quindi io seguo, insomma, quando comincia la stagione, speriamo che ci sia, insomma, se sa, già comincio a fare un po' di gare, dovrebbero farle per questo problema del virus, però sembra che le faranno, quindi quando ci saranno le gare, la Liegi Bassoliegi, la Atenea Adriatica, ci sarà magari anche la Milano Sanremo, insomma, quelli di solito sono la domenica, la Milano Sanremo il sabato la fanno, quindi pensavo che quel sabato lì la live del gioco la salto, forse la faccio domenica dopo, il giorno dopo, adesso vediamo, non so, devo vedere. Comunque, insomma, quando ci sono delle gare belle, io di solito la domenica non guardo quelle, quindi non c'è tempo di fare la live, quindi penso di fare la live solo 3 volte a settimana, e allora mi sa che farò la live di letteratura giapponese, faccio parte di alternata con quella di manga, quindi una volta manga e una volta letteratura giapponese. La forma è sempre quella, quindi parlerò d'autore, leggerò su Wikipedia la sua scheda, poi guarderemo in particolare i suoi libri, non tutti, magari insomma quelli pubblicati in Italia, quelli più famosi, perché magari ci sono autori che hanno scritto tantissimi libri, possono stare a leggere tutti, insomma, studiamo l'esame dei libri principali, più importanti, insomma, tutti quei editi in Italia, così li trovate, se volete leggere, potete trovarli in Italia, possiamo a leggere la trama di un libro che magari è uscito solo in Giappone e in Italia non si conosce, che manga c'è una cosa, magari può trovare scan, qualcosa, insomma, tradotto, qualcosa magari può trovare anche se non è uscito in Italia, però il libro, se non è pubblicato in Italia è un po' difficile, insomma, a meno che non volete leggere l'edizione originale giapponese, quindi, però è meglio guarderemo i libri pubblicati in Italia. E niente, allora, quindi martedì prossimo parleremo di manga, ve lo dico sabato di chi parleremo. E questo preparando, comunque parleremo di più autori, due o tre autori sicuramente. E allora, vi ricordo sempre i link per i social, quindi i canali social di Tacobike, quindi il canale YouTube, appunto, dove pubblico le live, la pagina Instagram, la pagina Facebook dove pubblico gli avvisi, e anche, insomma, se volete parlare potete contattarmi anche tramite Facebook. Quindi se volete fare qualche domanda tramite dove volete potete fare domande, potete domani, insomma, chiedere qualcosa, contattarmi, qualsiasi cosa, quindi, o con gli avvisi, con i commenti sui video YouTube, o tramite la pagina Facebook, o anche tramite la pagina Instagram se volete contattarmi, o con la mail, quindi otakubaki@libro.it. Poi se volete sostenere questo canale, appunto, potete o acquistare il mio libro su libri, poesie, aforismi e disegni vari. C'ho sempre un libro cantiere che è a metà, sto scrivendo un libro di romanzo fantasy, quindi purtroppo è un po' incantonato, però vorrei ritirarlo fuori e finirlo perché vorrei pubblicarlo, però questa cosa faccio le live, quindi bisogna che mi organizzo un po' e i giorni che non faccio le live mi metto a scrivere, chissà quando non finisco mai. E vorrei farvi vedere anche, darvi la possibilità di vedere anche quello, di poter leggere anche quello di voi. E poi se volete sostenermi, appunto, potete fare una donazione su coffee.com. Oppure, cosa più importante, potete diventare follower, che non costa niente, quindi qui sul canale fa crescere il canale, perché ancora non sono abbonato, non sono affiliato a Twitch, quindi non posso fare certe cose, quindi non posso, e voi non potete subare, quindi potete fare le sub, perché appunto non essendo abbonato, non essendo affiliato a Twitch, potete solo o farmi quelle donazioni lì, oppure fare iscrizione, che non costa niente, appunto qui su Twitch e sul canale YouTube, quindi facciamo crescere questi canali. E fate sapere che c'è questo canale di Otakubaki, quindi sia su Twitch che su YouTube, quindi fate sapere che esiste questo canale, e anche su Facebook, su Instagram, insomma, fate sapere che esiste questo, come dire, questo microcosmo, questo, non so come chiamare, questo network, anzi, network di Otakubaki su social, quindi fate sapere che esiste, se vi piace, se pensate che a qualcuno possa piacere, quindi andate a vedere i miei video su YouTube, anche i video che ho fatto l'anno scorso sulle varie gite che ho fatto in bicicletta qui a provincia di Ancona, a vedere i posti a provincia di Ancona che sono molto belli, quindi quando sarà finita tutta questa situazione che non si può uscire, insomma, che non si può andare in giro, guarda, potete, se siete in regione che non conoscete le Marche, potete venire a vedere questi posti, sono molto belli, sono paesi molto belli da vedere, quindi
luoghi storici molto belli da vedere, sono andato a visitare i centri storici, quindi in bicicletta sono andato dentro, sono andato a visitare certi posti molto, molto belli, secondo me, che magari non tutti conoscono, perché anche le Marche sono zone magari, anche se negli ultimi anni comincia ad essere più conosciuta, però non le zone più battute, non è la Toscana, non è la Lombardia, non è il Veneto, non è la Puglia, insomma, sono le regioni più viste, però anche le Marche hanno molti posti belli da vedere, quindi da visitare. E sulla provincia ancora qui ci sono posti molto belli. Quindi potete andare a vedere il video che ho fatto su Finirò la Fatina 21, quindi appena potrò comincerò a farne altri, che sono altri posti da far vedere che non ho potuto fare l'anno scorso. Quindi spero presto di poter uscire, cioè, intanto quando sarà più caldo, con le giornate più lunghe, poi speriamo che questa situazione si potrà insomma, superare questa situazione in cui ci troviamo, e con il virus e tutto, e poter uscire in modo più stabile, più, come dire, insomma, poter andare più allegramente, più in giro, per girare questi bei posti a vedere. Quindi anche un suggerimento per chi non conosce queste zone, per andare a vedere questi posti belli da vedere, da visitare, quindi in bicicletta, ma potete andare anche in auto, insomma, se girate in bici, perché così non guidate. Però anche, insomma, se potete andare a vedere questi posti, insomma, anche posti belli da vedere, anche luoghi, insomma, anche turismi, di alberghi, insomma, le zone ricettive per stare ci sono, nella zona nostra, la provincia ancora. E quindi niente, allora quindi ci vediamo la prossima volta, ho detto tutto, siamo a posto. Un saluto a tutti da Tokubaki, alla prossima!